Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il canale di cinema Screen Week. Ma insomma, cosa stai lì a ciondolare guardando il soffitto nella speranza che ti dica cosa danno al cinema questa settimana? Guarda lo schermo, guarda me, perché il muro non te lo dice, te lo dico io. Partiamo a razzo perché ho trovato il nuovo box office che arginerà il ciclone 50 sfumature, che tra parentesi ha già incassato 15 milioni di euro. Oh mamma, ci salverà SpongeBob, sì, la spugna de mare più buffa del mondo dell'animazione, è pronta a farci ridere con una nuova avventura in 3D. Arriva SpongeBob fuori dall'acqua, nelle sale da giovedì, per la gioia di grandi e piccini e di tutte le spugne de mare. Il film questa volta è girato in modo ibrido e comprende delle scene live action girate a Savannah, in Georgia, e nell'isola di Tybee, con protagonista Antonio Banderas nel ruolo di un poco temibile pirata. La tragica scomparsa della ricetta segreta del Krabby Patty, tramandata da generazioni del personale del Krusty Krab, il locale in cui SpongeBob lavora, porterà la spugna gialla e i suoi inseparabili amici a tentare in tutti i modi di ritrovarla e a seguire una pista che li porterà fuori dall'acqua, dove dovranno fronteggiare il perfido pirata Banderas, che dopo essere diventato il fornaio del Mulino Bianco, ora si è messo pure a rubare ricette segrete delle spugne de mare. Impegnativo! Ma se è il film di un regista a 5 stelle pluricandidato agli Oscar che volete vedere, e allora vi consiglio Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, che dopo Il petroliere, Magnolia e Boogie Nights torna in scena con l'omonimo intricato romanzo di Thomas Pynchon. La storia, che è già stata paragonata a quella del Grande Lebowski, è quella di Doc Sportello, un detective privato amante della marijuana, che nella Los Angeles di fine anni 60 si ritrova coinvolto in una bizzarra disavventura per colpa della sua ex ragazza. La donna lo coinvolgerà in un piano per rapire il suo attuale amante, un facoltoso proprietario terriero. Mischiando toni noir e psichedelici, il romanzo include una lunga galleria di personaggi assurdi, surfisti, rocchettari, tossici e sassofonisti in incognito. La trama è folle e anche il cast, nel senso che è pieno di luminose stelline del cinema, tra cui Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista, Benicio del Toro, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Martin Short, Gina Malone e Josh Brolin. Sono accecata da tanta luce! E se invece volete divertirvi con un'avventura mozzafiato, piena d'azione, buffi super cattivi e super detective alla Ispettore Gadget, beh signori, allora è il giorno giusto per vedere Kingsman Secret Service. Dopo X-Men l'inizio e Kick-Ass, torna Matthew Vaughn e questa volta è alle prese con un nuovo adattamento per il grande schermo del fumetto di Mark Miller, già autore di Kick-Ass. In questa avventura lo accompagna anche Dave Gibbons, detto anche Davide Cibone, da Kim, da me, disegnatore del Watchmen di Alan Moore. In Kingsman Secret Service il protagonista è il raffinato ed elegante Colin Firth, qui in un ruolo molto autoironico e molto particolare. Poi abbiamo il giovane Edgerton e il fenomenale Samuel L. Jackson. È la storia di un'organizzazione super segreta britannica che recluta e forma spie. Gli agenti dovranno impedire al geniale Richard Valentine, Samuel Jackson, di portare a termine il suo folle compito di salvare il mondo. E infine, signori, non chiamatelo il fratellino minore di Gabriele Muccino. Torna l'ex parlatore con la ciabatta in bocca, Silvio Muccino, con Le leggi del desiderio. La storia di un bizzarro life coach, considerato da tanti un profeta e da altrettanti un ciartrone, riuscirà a dimostrare che le sue tecniche di vita portano alla realizzazione dei propri desideri? Scopriamolo in sala. Grazie per aver visto questo video. Vi saluto e vi ricordo di mi piacere e followare le pagine Facebook e Twitter di Screen Week per non perdere nessuna cine news. Io sono Violetta e mi trovate come Violetta Rocks su tutti i social network e su YouTube. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!